Buongiorno, allora qui siamo con Marta e Luigi e hanno una bella notizia da darci perché Marta e Luigi hanno cominciato il corso di Cyber Security Junior Professional quasi un anno fa, cioè nell'ottobre Esatto, del 2018. 2018. Allora, io comincerei con te, Marta, perché con te noi ci siamo sentiti già nel 2017. Sì. Che volevi iniziare, poi per varie ragioni non hai potuto cominciare, però ti Esatto. sei segnata il nostro telefono, la nostra mail e ci hai contattato l'anno dopo Esatto. per iniziare il corso di Cyber Security Junior Junior Professional. Professional. Allora, Sì. Marta, racconta un attimo a beneficio di chi poi guarderà questo video, velocemente la tua esperienza e quello che adesso è successo, chiaramente. Allora, io ho cominciato il corso a novembre, un corso davvero ben fatto, abbiamo fatto Python, abbiamo fatto Ethical Hacking, OSINT, Digital Forensic e come previsto comunque anche nella didattica abbiamo fatto anche la formazione assistita e subito dopo sono stata presa con un determinato da una società informatica qui a Roma e quindi I did Fantastico. Oh, ma io sono il più felice di voi perché era quello che mi aveva fatto la promessa e che quindi dopo un anno chiaramente. Allora, per ricapitolare, Marta viene dalla Campania, da Esatto, Napoli, Napoli. Sì, facevo da perfetto, e faceva da pendolare. pendolare perché il nostro corso permette, grazie all'offerta anche nei weekend e alcuni moduli serali online, di poter fare il corso anche se si è fuori Esatto. regione o nel caso se si lavora. Esatto, sì, comodissimo. Infatti voi oggi siete qui perché c'è la lezione di Digital Forensics, perché il corso ancora non è finito. Esatto, finiamo a luglio, Il esattamente. corso finisce a luglio, però tu intanto hai portato a casa già un contratto a tempo indeterminato ed oggi sei venuta con le valigie perché chiaramente adesso non farai più la pendolare, ma ti prendi un alloggio Finally, non dovrò più a Roma. svegliarmi alle 6 del mattino. Allora, invece Luigi, anche con lui ci siamo conosciuti nel 2017 perché Luigi cominciò con noi un corso di Ethical Hacking, Esatto. ti eri appassionato a Ethical Sì. Hacking, però poi l'anno dopo hai deciso di iscriverti al corso di Cyber Security Junior Professional. E racconta un po' come è andata. È andata benissimo, tanti bei corsi, tutti qui a Roma. Si parte con Python, poi OSINT, poi adesso abbiamo Digital Forensics. E niente, nel bel mezzo di questo percorso ho ricevuto una chiamata presso una società che adesso sta per propormi un contratto a tempo indeterminato e quindi sto per partire anch'io con la mia avventura nel mondo del lavoro. Bene, bene. Tra l'altro ho parlato con la società e chiaramente vi faranno terminare il corso Sì. comodamente perché voi avete ancora due percorsi da Percorsi. terminare, avete malware analysis Sì. e poi avete il modulo di data protection, Data protection. GDPR. GDPR. Esatto. In tutto questo percorso voi avete fatto anche information Information security. Sì. security, secure programming, poi io abbiamo fatto un sacco di roba. Abbiamo fatto talmente tanta roba che Sì, nemmeno ce la ricordiamo esatto. più. Quindi. Va bene, comunque allora la cosa importante era questa, insomma ci tenevo che altri ragazzi che si avvicinano a questo mondo possano sentire da voi direttamente la testimonianza. Insomma, voi ce l'avete fatta, così come ce l'hanno fatta altri che sono passati alla Geeks Academy Esatto. prima di voi e come noi proponiamo e promettiamo ad altri che arriveranno che ce la faranno anche loro. Allora, io, Marta e Luigi, io vi faccio un grande in bocca al lupo Bevi. e insomma, voi ci rappresenterete chiaramente, voi siete un po' Sì, l'orgoglio della Geeks ovviamente. Academy e quindi chiaramente resteremo insieme e poi continueremo anche a vederci perché per i nostri ex studenti organizzeremo anche dei laboratori di aggiornamento qui in sede. Allora, un grande in bocca al lupo. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao ciao.